Buongiorno, oggi ci troviamo vicino al lago di Centrocadore, qui siamo vicino a Domegge, qui abbiamo Andrea che sta preparando lo zaino. Oggi partiamo con destinazione Bivacco Montanel e poi vediamo se riusciamo a fare anche il Montanel. Saliamo per di qui, lungo la strada Val di Toro, percorribile anche in macchina fino a Rifugio Padova di solito, ma oggi stavano lavorando in bosco e quindi c'era un trattore in strada e non si poteva salire fin su. Noi andiamo, seguiamo verso il bivacco Montanella. Facciamo i giochi per vedere. 12 kg, lui è stato più bravo di me. Bravo io. Uguale. Iniziamo la nostra salita verso il bivacco Montanel. Qui c'è chiaramente indicata una deviazione. La strada sembra abbastanza ampia in questo momento. Dopo ovviamente si stringerà a sentiero. Lungo questo sentiero è davvero impeccabile. Ad ogni bivio si trova sia un cartello che un segnavia che ci permette di non smarrirci durante la salita e anche la discesa. Il sentiero finora è stato tutto quanto in bosco all'ombra, bellissimo davvero. Più che strada sta diventando un sentiero, sempre facilmente percorribile, ma la pendenza si sente. Il sentiero è una roba, è ripido, cioè lì vedete Andrea a 2 passi da me praticamente. Abbiamo superato da poco i 1300 metri e siamo su questo bellissimo prato qui. Ora facciamo una bella pausa pranzo. Andrea fa anche la penichella prima ancora di mangiare. Lì c'è il bollino, il nostro sentiero va su per di lì, poi vediamo meglio dove. Eccoci qua. Ci ricordano che il bivacco è inagibile, ma tanto noi nel bivacco non dormiremo di sicuro. Continuiamo la nostra salita per il Montanel. Il sentiero tira parecchio, eh. Quasi sempre all'ombra, ma comunque non si risparmia di condensare il dislivello. Siamo arrivati all'ultima intersezione, da qui si può scendere verso l'eremo dei Romiti, su sentiero. Noi proseguiamo lungo il 345 verso il bivacco Montanel. Tutto molto ben indicato. Il panorama è davvero bellissimo, le marmarole sono qui davanti a noi che sono davvero molto belle, si vedono benissimo, si vede anche il Pupoli, magari ve lo faccio vedere meglio lassù. E si vedono le Tre Cime, anche le Dolomiti di Sesto, è davvero, davvero una bellissima vista e all'ombra si sta anche bene. Dal sentiero si comincia a vedere benissimo le pareti qua sopra che
dopo andremo a visitare più vicino. Qui c'è un Andrea alle prese con questo sentiero che è in piedi. Ma si fa, con calma. Si vedono l'Antelao, il Pelmo, abbiamo il Bosco Nero da quelle parti. Si vede tantissima roba qui, le Marmarole ovviamente. In bosco finora, adesso ci apriamo su quest'ultima dorsale molto assolata fra i mughi. C'è una vista favolosa qui, lungo il sentiero c'è un piccolo stillicidio dove adesso ricarichiamo un po' le acque. Dovrebbe essere una sorgentina anche su, ma qui c'è, quindi la prendiamo anche da qui. Siamo qui sul sentiero, bellissimo. Giornata davvero bella. Marmarole che ci hanno accompagnato in tutta la salita. E adesso Andrea ci raggiunge. Ed eccoli qua. Siamo arrivati al bivacco Montanel. Che posto, eh? Allora, ci sono due versioni di bivacco Montanel. Questa, la versione pro, per chi ha le chiavi, bisogna richiedere al CAI. E quella un po' più basic, diciamo, quella lì. Ovviamente, non avendo le chiavi, vi mostro com'è quella. Ricordo che in questo periodo non è possibile usare i bivacchi, o meglio, non è consigliato. Qui c'è anche una bella postazione per fare fuoco. E una panca. Bivacco Montanel. Vediamo un po'. Mamma mia. Allora, il bivacco Montanel ha 4 posti letto abbastanza piccoli. Sono presenti coperte, una cassetta di pronto soccorso. Non è presente una stufa. Quindi magari in inverno non scrivete per cortesia sul bivacco, perché magari voi fa piacere, ma l'accumularsi di scritte non è educato. Per raggiungere la sorgente troviamo questo cartello che ci indica degli alberi segnati. Il sentiero sembra ben fatto. Vediamo. Lì c'è un piccolo stillicidio, ma i bolini rossi ci mandano verso quell'antro. Andiamo a vedere un po' là sopra com'è. Una cosa molto importante, lungo tutta la salita fino a qui c'è campo, un'ottima copertura telefonica, col 4G nel mio caso, prende davvero bene e basta. Abbiamo vinto! Una persona felice. Qui pianteremo la tenda. Che posto! Thank you.
L'ultimo pezzo che manca, lì c'è il sentiero che poi sale e si guadagna la cima del Montanelle, sarà di circa 280 metri su per giù. Vediamo se dopo ci tentiamo oppure no, perché c'è Senti, dei intanto. 1500 metri, ora andiamo su e proviamo a vedere se arriviamo in cima al Montanelle. Speriamo di avere fortuna. Sei carico? Carichissimo, Buon, vai, andiamo. bene. Allora andiamo. Ora si fa tutta questa bella rampa erbosa e via. Convintissimi di aver trovato il posto perfetto, arriviamo qui e va che roba. C'è questa dorsalina qui così, è anche più orizzontale di dove ci siamo messi. Vabbè. Da qui mancano circa 100 metri alla cima, poco meno. Inizia ad esserci un contatto più ravvicinato con la parete, l'esposizione comincia ad aumentare, quindi ci vuole sicurezza per non avere problemi di vertigini. Comunque fino a qui è un sentiero impegnativo, sì, per escursionisti esperti, ma è un sentiero. Da qui il sentiero comincia a richiedere un po' di più confidenza col vuoto. Ben bollinato, ci sono un paio di punti dove bisogna mettere le mani comunque a terra. Siamo arrivati a cima a Montanelle, qui c'è la croce, bellissima vista su quello che non si vede. Il sentiero che arriva fin qua sopra è una traccia e segnata molto bene con dei bollini. È venuto giù appena adesso un pezzo di montagna e praticamente ci sono solo un paio di passaggi dove mettere le mani per terra. Bisogna stare molto all'occhio, ma comunque non è difficile. Che abbiamo visto com'è la cima del Montanel, solo la cima perché il resto non si è visto. Ritorniamo giù alle nostre tende che sono là. Sì, là, non si vedranno mai. Bellissime luci. Ma quando ero là sopra avete visto. Adesso invece si è aperto. Ma guardati, sono già in tenda. Ah, ultimo raggio di luce e buonanotte. Adesso ce ne andiamo in tenda a mangiare e poi a nanna. Posso dichiararmi soddisfatto. Buonanotte Andrea. E Notte. tanti saluti. Se fra di voi c'è qualcuno che si intende di alghe groenlandesi, volevo domandare se questa può essere una Anchilonema nordenskjöldi. A me somiglia molto a questo tipo di alga perché ha un colore purpureo e a differenza della sabbia che si vede accumulata sopra il manto nevoso in scioglimento, ha proprio un colore che davvero è molto diverso.
e non somiglia per niente alla sabbia trasportata dal particolato atmosferico. Per chi non lo sapesse, quest'alga è stata studiata nel ghiacciaio del Morterash in Svizzera. È stata studiata per la sua incidenza sullo scioglimento del ghiaccio. Questo perché diminuisce l'albedo e quindi ne accelera la fusione. Questo processo è chiamato bioalbedo feedback. Molto interessante come argomento. Eccoci di nuovo qui. Stamattina si vede anche il cridola, la cridola, come vogliamo. Che bello! Sicuramente è molto meglio di ieri oggi. Siamo lì da Cima Herberg, la cridola. Qui una bellissima vista su questi torrioni. Guardate che belli, che profilo. Purtroppo non si vede praticamente niente, di là ci sarebbero le Alpi Carniche, qui davanti a noi le Marmarole e lì l'Antelao, si vede solo la cima. È molto panoramico questo posto, peccato che oggi vada così, ma meglio di ieri. Che vista! Smontato le tende, il tempo non è dei migliori. Abbiamo dormito alla grande, non abbiamo lasciato nessuna traccia e ora ritorniamo giù di sotto per la stessa strada della salita. Bene, anche questa escursione è finita, ora torneremo giù per la stessa strada della salita e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao Ciao. ragazzi, alla prossima!